Vai. No, no, vai, vai. E andiamo! Peter Sagan! All'arrivo, primo, José de Prada, grande! Lui! Il grande, il magnifico! Il gentleman! Bravo Diego, complimenti! Diego Civitella. Primi tre all'arrivo, un italiano e due stranieri. Non è possibile che il tour bike sia colonizzato dagli stranieri. Hermes Martinez! Che cos'è? La corruzione. José de Prada ha pagato. Dovrebbe essere lui a farmi. Ha pagato Diego Civitella per farlo vincere. Neanche Moggi pagava gli arbitri così. All'arrivo Luciano Carpentieri. Bravissimo Luciano. Luciano. Eccomi. All'arrivo. Vai, faccio anche la smocciolata. Ecco. La smocciolata. Alessandro Di Pofi. Ecco Roberto. Complimenti, Tutto bene. Dai. Ammazza, sei andato velocissimo. Roberto Ticconi. Allora, all'orizzonte. Non questi motociclisti che stanno arrivando. All'orizzonte Emilio Aderito e Claudio Buccilli. Piano piano le ultime tre bracciate a stile libero. Alessandro, ma la vasca è in salita, vabbè, Durantini. Bravo, complimenti. E allo scatto di Andrea Prandi sull'ultima curva a schiantare la resistenza di Maurizio Pellegrini. Ecco Andrea, e poi subito dietro Maurizio Pellegrini. Eccolo, ecco
Clavarino? Clavarino. Il modo di pedalare è chiaro, è suo. Quartetto. È forte. Carlo Clavarino all'arrivo a Guadagnolo. Bravo. Poi anche Carlo. Castagna. Incredibile. Bomber con Melis. Incredibile. No. Bucci. No. No. È lui. Grandissimo. Aaron Flynn del Tourbike. Peppe Beppone Bucci. Bravo. All'arrivo Sergio Goglio. Sergio Goglio fuori. Sergio Goglio. Sergio Goglio. No, no, mettetevi qui. Mezza ruota, terzo qui. Allora è arrivato. Allora Sergio Goglio, poi Vittorio Bertelli, Filippo Goiret e Gianni Dato. Mi ero dimenticato di dire Gianni Dato. Vabbè, ma questo è un biscotto che manco Moggi riusciva a organizzarlo quando era direttore da Juventus. Grandi, bravi. Oh, Berdan. Pollicioni. Angelo Ferioli, Riccardo Belleggia e Giuseppe Salvatore Titus. Ecco all'orizzonte. La bella col suo cavaliere, il Caballeros. Claudia Marcus, Hermes Martinez. Il punteggio che sei arrivata lei. C'è una pinna sul dorso. Uno squalo. È lui, Giulio Rossi. Arriva qui ai 1218 metri sul livello del mare di Guadagnolo. Riccardo, scusate, sto mangiando un po' di crostata. Ecco Fabio Gentili. Fabio, scortato dal suo amico Claudio Buccilli. Eccolo. Bella questa. Il presidente. Presidente, bravo. Dal basso, lui, Marcello Cesaretti. Comincia a cazziare il poeta. A poeta! Oggi non mi sei piaciuto. Paolo Proietti, scusate, io continuo a gozzovigliare. Marco degli Innocenti. Tex! All'arrivo. Marco, sì, ma sta attento però. Marco degli Innocenti. È arrivato lo squalo. David Panamano. Ecco Dave all'arrivo. Anche lei scortata dal suo figlio scudiero. Arriva a Guadagnolo Anna Baroni. Diego Civitella. Secondo giro. All'arrivo pedalento Francesco Russa. Giulio, dai un po', Cribbio. Vai Giulio. Andiamo. Grande Giulio Febbi. Ecco un bisonte che spunta all'orizzonte della prateria. Mauro Orlando. Facoltà. E poi dopo. Vai, allora, nella facoltà. Una mozione alla signora, alla vecchia di Pisoniano. Allora, tutte le volte che passiamo a Pisoniano, che c'è il punto intermedio, Ciave. Io mi trovo la vecchia col tripode. Tutti l'anni. Ma segate io lo sto tripode. Cara signora, viva le nonne innanzitutto. Viva le nonne. Viva le nonne però. Sempre, perché le nonne, no, quelle donne. Sono come, le no, donne. Chi non passa alla storia passa alla geografia. Come fa? No. No. Chi non ci aveva chi passato. Non ha memoria è condannato a ripetere il passato. Perfetto. Però, siccome il presidente il programma lo stabilisce intorno a febbraio. No, non lo stabilisce, lo facciamo.
cara signora, intorno prossimo anno, 2017, gennaio, lei se legge il programma e ci fa il santo piacere che quando passiamo di qua aspetta 2 ore a sci. Okay. Perché tutti gli anni con sto trip, oh, poi ci segue con la carrozzella, con il nipote, con quello poi che gli ogni fa. Anno peggiora. Però capito, cioè, esatto, quindi almeno per una cosa, se no invece ci inciappiamo che erode le cose, quindi. Vabbè? Wow. Un bacio alla signora di Bisognano. Evviva la signora di Bisognano! Io però c'ho un minuto perduto sì, dal passaggio delle pecore. No, io da vecchio col trimone, scusa, non ho capito, allora. Anzi, io un minuto, lui un minuto e mezzo. Vabbè, allora annullata. Pubblicamente dico che Di Pofi l'ho fatto tornare indietro perché non l'ho ripreso, per cui insomma va bene. Quindi c'ha 35 secondi in meno. Sì, no, questi li voglio,